Salve a tutti, 3 giugno, riepilogo di quello che sta succedendo sui mercati e ne stanno succedendo di cose molto molto interessanti. Prima di partire, ovviamente l'invito per chi è nuovo ad iscriversi al canale con un clic sulla campanellina, invito anche a leggere i miei approfondimenti sul Sole 24 Ore. Recentemente appunto ho scritto anche un articolo in cui ho parlato dell'effetto panic buying, che è un po' l'alter ego del più noto panic selling sui mercati finanziari. Panic buying è quando si corre all'acquisto, con una sorta di, emotività importante, la stessa appunto che poi guida il panic selling durante le fasi di, tensione. Ecco, partirei comunque con il grafico dell'S&P 500, in cui mostro sostanzialmente, qui c'è la media mobile a 50 periodi che a inizio febbraio ha superato quella 200, quindi Golden Cross, segnale positivo, e adesso abbiamo avuto un altro segnale positivo perché nell'ultima settimana l'indice di Wall Street, per quanto criticato perché è un indice guidato da poche aziende, eccetera, eccetera, si è portato sopra il 20% di recupero dai minimi di ottobre, che rappresentano al momento il bottom del mercato azionario espresso attraverso questo indice. Ne parliamo spesso appunto del fatto che gli indici però sono diversi e non più vanno visti ognuno con la sua dimensione, con la sua scala. Comunque l'S&P 500 si è portato tecnicamente oltre il 20% di rialzo dei minimi e quando accade questo per gli investitori, quelli di lunga durata, quelli più tranquilli, non certo i trader, è un segnale di fine del mercato ribassista e ingresso in un mercato rialzista. Quindi potremmo essere una soglia spartiacque da questo punto di vista, al netto di falsi segnali, perché chiaramente se andassimo a vedere l'indice S&P 500 equal weighted, cioè quello dove le big cap non incidono, andiamo a calcolarlo insieme in temporale, dal minimo di ottobre siamo a più 14%, quindi non siamo ancora con quel più 20% di cui vi parlavo prima, e siamo tra l'altro, per quanto riguarda l'incrocio delle medie mobili, non messi benissimo perché vedete c'è stato un dead cross a maggio, quindi c'è un po' di confusione, cioè medie mobili molto molto più deboli, e quindi vedete che l'S&P 500 visto in modo diverso ci dà un messaggio appunto diverso in base a quello della capitalizzazione delle aziende. Quindi sostanzialmente se vediamo l'S&P 500 per come lo vedono tutti, quello canonico è un segnale molto positivo. Se lo vediamo purificato dell'andamento delle big tech, del tema dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, vediamo un quadro non ancora di inversione convincente in un mercato rialzista, però questo è un dato, ma noi ci partiamo da questo dato perché questo è un video in cui vorrei farvi vedere che ci sono dei movimenti che potrebbero appunto indicare che una parte del mercato, quella che corre prima, quella che anticipa, si stia forse posizionando tra la fase 1 e la fase 2 dei cicli di mercato, quella elaborata da Martin Pring. La fase 2 è quella in cui appunto le azioni escono dal momento peggiore, quindi dalla fase ribassista, e vanno a iniziare a avviare un nuovo ciclo potenzialmente rialzista che poi va a terminare nella fase 4 perché poi trova questo picco all'inizio della fase 5 dove si comincia a scendere. La fase 2 è anche quella in cui le materie prime vanno a toccare il loro minimo per poi ripartire nella fase
3. E abbiamo avuto, guardando le materie prime, anche recentemente un minimo di mercato. Non sappiamo appunto se sarà il minimo di questo, se proseguirà, però in questo momento le materie prime, come avevo segnalato, hanno aggiornato un nuovo minimo. Questo, diciamo, dal punto di vista intermarket, mettendo, come spesso sapete, vi piace fare, in relazione a diverse classi di investimento, azioni, obbligazioni e materie prime in particolare. Quindi da monitorare il eventuale movimento del mercato, anche perché, come vi ho detto in precedenti video, sostanzialmente una fase rialzista, una nuova bull run, un nuovo momento positivo per il mercato azionario, si verifica quando il Russell 2000, parliamo di Wall Street ovviamente in questo caso, sovraperforma l'S&P 500. Finché questo non accade, possiamo parlare di bear market rally, possiamo parlare di animal spirits, eccetera, eccetera, di movimenti tentativi di, appunto, di inversione. Ma l'inversione viene conclamata quando c'è appunto il movimento più corale che va a premiare le aziende più piccole, medio piccole, che vengono a quel punto, che attirano a quel punto capitali perché ci si sente lato investitori più confidenti di andare a posizionare i capitali in qualcosa potenzialmente di più rischioso, di più periferico, ma che dal punto di vista macroeconomico a quel punto gli investitori si sentono più confidenti, perché chiaramente finché la macroeconomia non dà segnale di recupero da un certo punto di vista, i capitali rimangono un po' in trincea, quindi nelle grandi aziende, lato azionario o negli asset più rifugio, lato altre classi di investimento. Quando invece c'è più fiducia, c'è più riscon, allora i capitali si sentono più liberi di andare nella parte più aggressiva, più periferica, medio-piccole aziende, e quindi il Russell 2000. Questa è la spiegazione perché il ratio Russell 2000 S&P 500 che vi sto mostrando in questo momento e che nella seduta di ieri ha messo a segno un movimento molto importante, molto interessante da monitorare, da controllare. È a mio avviso il ratio più importante per andare a capire se si tratta effettivamente di una inversione rialzista del mercato azionario che vada a chiaramente sconfessare i rischi, e ne abbiamo avuti diversi negli ultimi mesi, di bull trap, di bear market rally, eccetera, eccetera. Quindi chi appunto vuole essere un po' più tranquillo, magari perdere una parte del rialzo iniziale degli Animal Spirits, ma andare in modo più confidente a ruotare, a decidere il proprio portafoglio, i propri posizionamenti, a aumentare il peso dell'azionario, eccetera, eccetera, in modo più tranquillo, appunto, più confidente, con una reazione più sana e meno emotiva del mercato, a mio avviso un'analisi del ratio Russell 2000 S&P 500 può essere un qualcosa di interessante. E appunto è questo, in questo momento, che i professionisti stanno osservando, perché il ratio ha avuto una inversione, non ancora, diciamo, tale da certificare, dal punto di vista grafico, una vera rottura e quindi massimi crescenti, però si tratta di un movimento qui, un'inversione che andrà monitorata, perché sicuramente il movimento è stato forte. Ieri il Russell ha fatto un più 3,5 e l'S&P 500 più 1,5, il ratio è andato molto bene. Bisogna anche capire quanto di questo 3,5 sia dovuto alla chiusura di posizioni ribassiste, quindi difatti quanto sia stato uno short squeeze, una spremitura di chi era short, che è corso a ricomprare
la posizione venduta quindi ad alimentare il rialzo e quanto poi eventualmente se questo è stato il primo movimento quanto verrà irrobustito invece da nuovi acquisti, nuove posizioni long, che di solito chiaramente prima un movimento viene squeezato, un movimento short, cioè se c'è un cambio di trend, chi era short chiude e quindi termina in questo short squeeze, e poi dopo c'è il movimento più naturale di chi appunto dice ok, è il momento adesso di andare eventualmente long, eccetera, eccetera. Quindi siamo in una fase molto particolare di potenziale rotazione dei portafogli e da parte degli investitori, ma dovremo vederlo nelle prossime settimane. Però questo è il ratio che è interessante osservare, a mio avviso, in questa fase per capire se è un falso segnale, che ci sono stati anche altri momenti importanti, vedete sempre nello stesso mese di maggio questo movimento qui, poi tramortito nuovamente. Però adesso c'è un nuovo tentativo di questo ratio di riportarsi in alto ed è, ripeto, il ratio che va a bollinare l'effettivo movimento più sano di ripartenza di un mercato azionario nel momento in cui ha già scontato in anticipo l'arrivo della recessione e gli effetti che essa avrà nell'economia. Ed è qui il punto chiave, perché il mercato sappiamo che si muove in anticipo, quindi la recessione negli Stati Uniti non è ancora arrivata, non sappiamo se veramente arriverà nella seconda parte dell'anno, come ci ha detto che scrive il Conference Board degli Stati Uniti, come prevede il Conference Board. Però è chiaro che se arriverà una recessione blanda, già più o meno già scontata nei prezzi, il mercato, una parte degli investitori si sente più confidente già in anticipo di 6 mesi di andare a costruire posizioni sulla ripresa dell'economia, perché chiaramente, come spesso vi faccio vedere, qui c'è un disallineamento tra il mercato azionario, la linea rossa, e il mercato dell'economia reale, la macroeconomia, linea verde. Vedete che il mercato azionario tocca il bottom prima del bottom dell'economia reale, si muove in anticipo e lo fa con vari settori. Abbiamo visto in questo momento tecnologici e discrezionali che si sono mossi molto bene nella fase appunto che viene chiamata fase 1, e nella fase 2 è quella in cui tocca agli industriali e alle materie basic materials prendere anche un po' la fase, prendere un po' i capitali. E andiamo a vedere un po' i settori, come si stanno muovendo, visto che parliamo di fasi, di settori ormai spesso, andiamo a vedere i settori, come si sono mossi, e prendiamo una weekly, andiamo a vedere la performance nell'ultima. Andiamo a vedere negli ultimi 5 giorni, quindi le ultime 5 sedute, e vediamo un po' come sono andate le cose. Allora, discrezionali hanno vissuto una settimana straordinaria, più 6%. I tecnologici, invece, nell'ultima settimana. Ecco, i tecnologici 4,32%, quindi molto bene. Le utilities nell'ultima settimana praticamente non hanno quasi seguito il rialzo, più 0,84%, e questo è anche riscontro, perché le utilities quando non vengono acquistate sostanzialmente vuol dire che c'è una rotazione di capitale da uno strumento difensivo verso uno strumento più aggressivi. E siamo qui, ecco, materials XLB. Materials sono da fase 2 sostanzialmente, di quello che vi facevo vedere prima, hanno fatto un 3,53, ma soprattutto molto nell'ultima seduta. Finanziari hanno messo un più 3%. Energetici hanno recuperato 1,22%, ma sono comunque in sotto performance. Comunicazioni, che si muovono bene tra la fase 1 e la fase 2, più 3,73%. Difensivi come gli healthcare, più 2%.
consumi di base, anche questo è molto difensivo, più 0,59, e industrial da monitorare per la fase 2 più 3 e 56%. Poi ci sono il real estate che ha avuto una scossa importante, più 4,80%. I consumi retail hanno fatto un più 3,20%, ma nell'ultima seduta gran parte. E poi ci sono i trasporti che hanno avuto nell'ultima seduta un'ottima reazione e che li ha portati nell'ultima settimana appunto a fare questo 3%, però ho fatto praticamente tutto nell'ultima seduta, vedete. I trasporti e i retail sono importanti perché anche se quando invertono dopo un movimento ribassista importante, vedete, i retail ne avevamo già parlato, sostanzialmente sono uno dei settori che ha recentemente quasi è andato a rivedere il bottom che aveva toccato ottobre, quasi come se fosse per ora un doppio minimo di questo settore. Il retail e i trasporti sono i settori che quando il mercato ha scontato la recessione tendono a ripartire perché appunto sono proprio legati al movimento dell'economia reale. Quindi quando hanno toccato il peggio e ripartono, il mercato che si muove d'anticipo può dare il segnale che ha scontato il peggio dal punto di vista della recessione. E quindi è un po' in linea con il ratio Russell 2000 S&P 500. Quando riparte questo ratio, sostanzialmente il mercato è più confidente nel fatto che sia andato a scontare già il peggio che arriverà poi nei prossimi mesi dal punto di vista dei dati macroeconomici ritardati rispetto al mercato azionario. Sempre questa la grande confusione. Comunque i settori si sono mossi tutti molto bene, chiaramente Riscon con i settori di fase 1 e fase 2 e i settori leading indicator del mercato che ha scontato il peggio dal punto di vista della recessione, che hanno avuto uno strappo rialzo nell'ultima seduta. Ma perché? Quali dati sono arrivati? E questo video sta risultando, forse risulterà un po' lunghetto, ma ho meno tempo nelle ultime settimane, quindi sto facendo meno video, magari un po' più lunghi. Fatemi sapere se va comunque bene per voi, ma in questo momento non riesco a fare più video. Ecco, intanto volevo far vedere il VIX che è crollato sotto i 15 punti, altro segnale di compiacenza, di tranquillità per quanto riguarda il mercato delle opzioni in questo caso. Stavo dicendo quali dati sono arrivati. Allora, sono arrivati dati del lavoro importanti. Allora, il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, dal 3,4 al 3,7%. E ricordiamo che la Federal Reserve sta puntando a un unemployment rate del 4,5% per fine 2023. Con questo tasso si sente più confidente nel riportare poi l'inflazione, il core PCE inflation, dove vuole, cioè al 3,6% entro fine anno, al 2,6% nel 2024, al 2,1% nel 2025. Quindi ha bisogno di alzare un po' l'asticella della disoccupazione. Quindi questo è stato un dato che è piaciuto molto al mercato perché la disoccupazione si è un po' avvicinata, anche se ancora lontana, a quel 4,5% che è l'obiettivo da qui a fine anno della Fed per combattere l'inflazione. Ma non è l'unico dato che è arrivato dal mercato del lavoro che è piaciuto anche il dato relativo ai salari, alle paghe orarie che non stanno salendo, non stanno crescendo, si stanno rimanendo stabili, anzi è sceso nell'ultimo mese dallo 0,4 allo 0,3%. Questo vuol dire che sostanzialmente, nonostante sia cresciuto il numero delle buste paga nell'ultimo mese, non farm payrolls, a 339.000 nuove buste paga, i salari comunque non siano aumentati. Quindi questo dal punto di vista
del contenimento dell'inflazione, dell'evitare che ci sia una spirale inflazionistica lato salari, che è quella poi finale, quella che poi rischia di essere viziosa, chiaramente non c'è stata. E quindi un dato positivo dal punto di vista del lavoro che va a cancellare il dato interpretato comunque come non proprio positivo relativo ai JOLTS, che nell'ultima rilevazione sono tornati sopra le 10 milioni di unità, quindi i nuovi posti liberi del sistema nell'ultimo mese hanno superato la barriera di 10.000 e questo dato aveva giustificato un movimento dei mercati azionari nella seduta di giovedì. Un movimento comunque un po' di tensione per poi essere rimangiato appunto nella seduta di venerdì. Quindi abbiamo avuto dati del lavoro che partendo dai JOLTS avevano un po' preoccupato, ma poi tasso di disoccupazione, salari sono piaciuti e quindi hanno spinto il mercato a mettere un po' più di confidenza nel fatto che appunto la recessione, anche se arriverà, non sarà così drammatica perché la Federal Reserve magari potrà fra un po' smettere di rialzare i tassi e forse non alzerà i tassi nella riunione del 14 giugno. Anche qui il CME FedWatch Tool ci dice proprio questo. Vedete, una straordinaria inversione. Avevamo fino a ieri fino a sostanzialmente a giovedì le probabilità che la Fed alzasse i tassi nella riunione del 14 giugno al 64%, queste probabilità sono crollate ormai al 25%, quindi la probabilità maggiore è quella che la Fed effettivamente non faccia nulla, si metta in pausa effettivamente nella prossima riunione del 14 giugno. Quindi questo è il dato eclatante che conferma il movimento rialzista di ieri e conferma se pausa sarà appunto una parte del mercato che si sta spingendo a pensare che potremmo entrare tra la fase 1 e la fase 2 dei cicli di mercato, quella in cui appunto il mercato azionario ha scontato, sta scontando il peggio che arriverà nei mesi successivi dal punto di vista macro e può già decidere di posizionare i capitali nei settori più reattivi, più elastici alla ripartenza poi dell'economia che verrà poi conclamata nella fase 3, quella in cui però ripartiranno anche i prezzi delle materie prime, quindi siamo ancora lontani, visto che le materie prime hanno aggiornato proprio recentemente il minimo. Altro dato importante che vorrei farvi vedere è che il rialzo delle ultime giornate è stato un rialzo più partecipato, perché i titoli che hanno, per quanto riguarda l'S&P 500, che sono andati sopra la media 20 periodi, sono passati, vedete, dal 28% al 63%, quindi finalmente, tra virgolette, è stato un rialzo più partecipato, non soltanto delle big tech, l'S&P 5 come viene chiamato, non più l'S&P 500, cioè un S&P guidato solo da 5 aziende. Ecco, quelle che hanno sopra la media 50 periodi al 50% e quelle sopra la media 200 periodi anche se al 50%, quindi un rialzo più partecipato, ha coinvolto anche le aziende più piccole, come avevamo poi visto anche questo aspetto di riflesso osservando il Russell 2000. Altro tema importante, poi vado a chiudere, altrimenti siamo troppo troppo lunghi, quello della liquidità globale. Sapete che è uno dei parametri principali che osservo, che osservano gli investitori in generale, professionisti. Vedete che la liquidità globale nell'ultimo periodo da aprile in poi è scesa parecchio. Qui misuro la liquidità delle prime 5 banche centrali al mondo attraverso l'aggregato M2. Ecco, qui siamo da 91 mila miliardi, 91 mila e 5, siamo scesi
a 89 mila miliardi di dollari, quindi abbiamo un calo di praticamente 2.500 miliardi. La liquidità è un driver importante, non possiamo nascondercelo, del mercato riscon, nel mercato azionario. Basta sovrapporre l'S&P 500 con questo grafico e vedete che spesso si muove praticamente in simbiosi. C'è stata questa divergenza nell'ultimo periodo che avevamo segnalato, liquidità in calo, S&P 500 in rialzo, proprio perché appunto abbiamo visto che questo rialzo è risultato anomalo da un punto di vista della liquidità, e quindi anche era poco partecipato, eccetera, eccetera. Quindi va comunque monitorato questo aspetto della liquidità come benzina potenziale per far proseguire questo rialzo. È vero anche che ci sono tantissimi gestori che hanno avuto negli ultimi mesi e continuano ad avere una visione pessimista, una visione da hard landing, e quindi di utili che verranno rivisti ancora al ribasso, e quindi questo potrebbe impattare proprio sul mercato azionario. E quindi qualora questi gestori dovessero cambiare idea in base ai dati che arrivano e che si è data depending, avrebbero comunque una liquidità importante da canalizzare sul mercato riscon, che chissà potrebbe andare a compensare la liquidità delle banche centrali, che è comunque vista in ritirata nei prossimi mesi, perché i processi di drenaggio della liquidità, che i tecnici chiamano quantitative tightening, sono comunque qui per rimanere ancora per diverso tempo, proprio per non perdere di mira l'obiettivo primario, cioè di lotta all'inflazione. Quindi il tema della liquidità resta molto molto particolare, perché è in calo, da monitorare, perché qui per esempio è toccato graficamente questo doppio minimo. Vediamo se appunto continuerà a scendere e se nel caso verrà compensata da quella dei gestori che sono rimasti short o alla finestra negli ultimi mesi, appunto non convinti da un quadro macro che resta incerto, ma che negli ultimi dati ha dato più possibilità di puntare, tra virgolette, su un soft landing, e quindi di posizionarsi un po' più tra fase 1 e fase 2 di mercato, come ha in questa settimana lasciato intravedere il ratio, a mio avviso, più importante in questo momento da vedere, ovvero quello tra il Russell 2000 e l'S&P 500. Se questo ratio continuerà a salire, vorrà dire che i gestori andranno a potenziare un accenno di rotazione dei portafogli dalle grandi aziende verso le medio-piccole aziende, che si è intravisto nell'ultima seduta di mercato in modo importante, ma è stata soltanto una goccia da confermare nelle prossime settimane eventualmente. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono stato un po' lungo, ma ripeto, in questa fase farò qualche video in meno, ma magari un po' più lungo, però mi faceva piacere restare in contatto con voi e appunto aggiornarvi su grafici, ratio, sensazione, eccetera, eccetera, che stiamo in questa fase monitorando. Alla prossima!